sono qua nella mia cucina per farvi video dei brownie, finalmente, perché l'avevate visto nel video vlog. E adesso abbiamo finito di mangiare, mi hanno chiesto il dolce, infatti se sentite un po' di rumori non vi preoccupate, perché sono loro insomma che rompono le scatole. No, togli, ho fatto togliere la voce alla televisione. Quindi tutto questo per farvi vedere che questa ricetta è veramente semplice, soprattutto molto molto veloce, quindi la potete fare proprio veloce veloce veloce. Ovviamente vi faccio una ricetta Carlita style, quindi senza grassi, senza burro, senza, comunque senza schifi, però è veramente buonissima. Quindi adesso iniziamo subito. Allora, per prima cosa prendo il cioccolato fondente che già ho messo qua dentro e adesso lo devo sciogliere a bagnomaria. Ok, cioccolato fondente, lo metto qua dentro, guarda com'è bello questo grande grande, comunque extra fondente, e l'ho pesato, l'ho messo qua dentro, la ricetta ve la metto in sovraimpressione e lo devo far sciogliere tutto a bagnomaria qua sopra. Noi facciamo una bella cosa, prendiamo le uova. Dove? Prendiamo solo i bianchi, solo gli albumi, e questi qua servono per dare una maggiore morbidezza, per rendere il tutto più, diciamo, soffice. Ovviamente però se volete farlo vegano potete anche non mettere gli albumi e aumentate un po' la quantità di latte, che dopo vi faccio vedere, mettiamo anche il latte di soia. E gli albumi li dobbiamo montare a neve, però vi dico già che a me è capitato una volta che io l'ho fatto questa ricetta, che appunto l'ho creata io insomma eliminando il burro eccetera, non ho montato gli albumi e comunque vi è venuto buono lo stesso. Montandoli viene soltanto un po' più soffice, quindi quella è la differenza, perché non avevo il frullino, adesso l'ho comprato. Così e non cade, vuol dire che sono montati, ho avuto paura che cadessero, è tutto calcolato. Adesso qua andiamo a pesare la farina. Io utilizzo la farina integrale perché ho questa qua e viene buonissimo. Voi potete utilizzare qualsiasi farina che volete voi, ovviamente sapete che la farina integrale è molto più sana e più buona. Metto anche le noci, perché adesso praticamente le ho sgusciate aperte, le devo tritare, quindi io le unisco, le vado a tritare nel tritatutto. Potete anche mettere soltanto le noci nel tritatutto, io a me piace così, e metto anche lo zucchero di canna, così viene bello sottile sottile nel tritatutto. Zucchero integrale di canna, come sapete, che è molto più sano rispetto allo zucchero bianco. Ecco qua, così praticamente la farina che noi mettiamo diventa anche una farina di noci assieme a quella normale e vengono molto molto più buoni così. Dentro la farina aggiungo anche il lievito per dolci, vado tipo a setacciare, così si dice. Metto due cucchiaini appunto di lievito qua dentro. E poi ci metto anche la vanillina, che questo vabbè è un ingrediente proprio facoltativo, se non ce l'avete non succede perfettamente nulla. Verso tutto qua dentro. Ok. Gli albumi. Sì, sì, unisco il tutto, capito? Io per non sporcare faccio tutto qua dentro. E ci aggiungo anche il cacao. Non dimentichiamo il cacao, che è un ingrediente fondamentale. Ecco qua, aggiungiamo anche il cacao. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, perché dà quel gusto un po' più, capito Max, come? Un po' più. Ok. Il latte di soia io lo vado a mettere qua dentro. Adesso ho unito piano piano ed è venuto questo bel impasto morbidoso. Adesso che faccio? Faccio proprio un tocco buonissimo, che se volete mantenervi sul leggero non lo fate. Però se volete una cosa più buona ancora, prendo un po' di cioccolato fondente, ne basta pochissimo, guarda, vi dico anche quant'è, poco proprio, 20 grammi, una manciata di noci e una manciata di nocciole, trito grossolanamente e lo metto qua, così quando lo mangi acchiappi ogni tanto qualche pezzettino di noce, qualche pezzettino di nocciola, un po' di cioccolato ed è buonissimo. Sta registrando, eccole qua, guarda come sono belle, sapete come belle? Mamma mia, nocciole, noci e cioccolato fondente, mangiato così, vabbè, lasciamo stare. Lo mettete dentro, tuffate, mamma mia, questo è un brownie proprio rinforzato, una bomba. Ecco il nostro impasto, guardate com'è bello, tipo una mousse sembra. L'andiamo a versare in una pirofila
dove io ci ho messo la carta forno, quindi non l'ho imburrato, niente, semplicemente carta forno. Altrimenti potete utilizzare anche uno di quegli stampi che si vendono, che non hanno bisogno di essere imburrati. Questo deve cuocere una ventina di minuti, non tanto, a 180 gradi. Andiamo a imburrare.